È iniziata adesso dunque la partita, buon divertimento a tutti voi che ci seguite. Ora Zanfisi mette giù il pallone, serve centralmente per la botta di Peci che trova un gol meraviglioso al minuto 6 del primo tempo. Hellas Verona in avanti con un gol strepitoso di Peci che ha raccolto il servizio di Zanfisi. Lancia avanti a cercare Grassi, però ci mette la punta del piede Lai. Il portiere riesce a tenere il pallone in campo, attenzione però Stella sulla sinistra, serve centralmente Vianello, si accentra ancora Vianello, avanza, prova la conclusione! Vianello con il destro a girare, batte per la seconda volta Sarno e l'Hellas Verona si porta sul 2-0. Scivola al momento della conclusione e c'è il gol del Cagliari. Albertini sulla destra, può avanzare il capitano gialloblu, avanza Albertini che ha saltato Piga, serve Stella al limite della rigore, conclusione di Stella! Kevin Stella, eccolo qui il gol del numero 10 dell'Hellas Verona. Riparte ora, attenzione Malfitano perché ha tanto spazio, centrale, parte Malfitano, avanza ancora il numero 8 del Cagliari, serve sulla sinistra Smeraldi, su di lui prova ad andare Albertini, cade in area di rigore Smeraldi e il direttore di gara dice che è rigore. Fischio del direttore di gara, parte Saddi, Topolai intuisce la traiettoria ma calcia molto bene il numero 9 del Cagliari e dunque cambia ancora il risultato qui al Synergy Stadium. Hellas Verona 3, Cagliari 2. Ege lancia in avanti questo pallone e dopo il direttore di gara decreterà la fine di questo primo tempo, anzi lo anticipa di qualche secondo. Dunque termina il primo tempo di Hellas Verona Cagliari, fin qui il risultato è di 3-2 a favore del Verona. Corre Grassi, c'è il movimento sulla destra di Caleffi, poi Mussola recupera il pallone, De Rossi che scambia ancora sulla destra con Caleffi, la mette dentro, riesce Grassi a metterla giù, cade a terra Grassi, De Paoli va sul fondo, la mette dentro, non riesce a concludere Mussola che si era inserito benissimo nell'area piccola. Attenzione ora Saddi perché ha spazio qui sulla sinistra, può avanzare Saddi, la mette dentro, stoppa Smeraldi al limite dell'area di rigore, Smeraldi con il sinistro batte Topolai, è arrivato il gol di Smeraldi che pareggia la partita al minuto 37 del secondo tempo. Ora è De Rossi bravo a recuperare questo pallone in mezzo al campo, serve De Paoli che avanza centralmente, si mette il piede sul destro, entra in area di rigore De Paoli, prova la conclusione alta sopra la traversa ma è stata deviata da un difensore del Cagliari, sarà dunque calcio d'angolo a favore della squadra dell'Hellas. Deve affrettare il rinvio Topolai che però lo sbaglia, lo recupera Malfitano, attenzione al lancio per Smeraldi con Topolai che fa una prodezza. Attenzione lancio lungo per Mussola che la mette giù, Caleffi non riesce a stare però in equilibrio e il pallone termina in fallo laterale e finisce qui la partita. Hellas Verona 3, Cagliari 3.